Uno, dos, one, two, tres, cuatro. Body and his mind, he's a well-respected man about.
La frase delle persone belle, oltre che fisicamente, soprattutto nell'animo, e credo che voi ne siete veramente un'ampia dimostrazione. Quanto sono belle le persone che sanno ascoltare, quelle che ti chiedono cosa pensi, le persone cortesi, quelle non costruite, quelle uguali a ciò che raccontano di essere. Come sono belle le persone come voi, caro Fabio e cara Ginevra, perché siete quelle capaci di donare l'anima, cari sposi, parlate sempre al vostro cuore. Resisto, è più forte di me. Ringraziamo tanto Rosaria, con grazie. Cui ci siamo incontrati per puro caso, è stata così carina con noi, si è prodigata per farci realizzare questo desiderio in brevissimo tempo ed è stata subito amicizia e sintonia. Mi hanno chiesto gli sposi, non so in quale momento di confusione o di interdizione, di fare un discorso per loro. Ovviamente fare un discorso che parla d'amore, un discorso che parla di sentimenti, un discorso che parla di intimità, un discorso che parla di Fabio non è semplice. Quindi dire che tutto questo è benizio in un'isola in mezzo al mare, in un'isola con il mare cristallino, le verdi foreste di palme che giungono a strapiombo sul mare, creando un'alternanza cromatica unica del suo genere, dove le giovani donne ti accolgono al tramonto con in mano una corona di fiori e un sorriso che ammalierebbe anche il più duro degli esseri umani. Un'isola che farebbe innamorare chiunque, anche il più nerd dei uomini. Fu forse il caldo vento dell'estate, l'alcol, la bellezza scultore di lui, o la fonte chioma, non guardate oggi, ma i tempi l'avevano la fonte chioma. Parteciparono in tre, avevamo con lui altri candidati, avevamo Antonio il Guercio, Pinturo Zoppo e Vince Fabio, ragazzi, il più bello di Ustica. E fu questo, o forse nulla di tutto ciò, fatto sta che lei si invaghì e si innamorò di lui. Adesso vorrei concludere con una frase che per me è molto bella e la rivolgo a tutti. Ricordate di non gridare mai, non gridate mai in nessun rapporto, in nessuna situazione, perché è vero, gridare vi fa ascoltare da tutti, ma solo quando parlate sottovoce vi ascolta chi vi sta vicino, e solamente quando rimanete in silenzio vi ascolta chi vi ama. Grazie e auguri a Fabio Ginevra. Piove, quindi potrà essere più bello, però va bene così. Esatto, almeno sposa bagnata, sposa fortunata. Poi mi sono trattenuto diversi pianti. Emozionante. Esatto. Thank you.
look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down, when you're strange. Faces come out of the rain when you're strange. No one remembers your name when you're strange. When you're strange, when you're strange. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. Le migliori fortune, essendo stato anche artefice di questo incontro, non posso che augurargli il meglio del meglio. Sostanzialmente io e lei ci siamo conosciuti a Ustica. Non eravamo per niente interessati non... l'uno all'altra, esatto. Siamo poi, andati a vedere le stelle. Poi lei, che è una delle loro due, che sono una delle più care amiche, lei ha cercato sempre di rompere questo connubio. Lei invece l'ha fomentato e quindi alla fine, diciamo, erano come i due diavoletti, però alla fine siamo rimasti sempre insieme, quindi la forza del nostro amore è prevalsa. Auguro a lui e a Ginevra tanta vita davanti, felice, serena, e che possano affrontare... Posso dirlo? Cosa? La tua storia? No, non la diciamo qui alle telecamere. No, dai, la posso dire, fa ridere. Viva il virtuale. Auguri a questo mio nipote speciale, che per me è come un fratello minore. Ne abbiamo fatte tante e tante ne rifaremo. È vero. Cara Ginevra e Fabio, ormai vi siete sposati e buonanotte ai santi. Praticamente, cari Gini e Fabio, il mio regalo non è la quota che abbiamo dato per il viaggio, bensì è una convenzione, separazione più divorzio, tutto pacchetto completo, a sole 1500 euro, ragazzi. Venite a ritirare il coupon in studio anche la settimana prossima. Auguroni! Io mi trovo qua in mezzo, guardate che generazione, senza capelli, senza capelli, senza capelli. Io penso ai piccini di Adriano, cose che io a vedere a loro mi suiciderei. Però auguro un bene infinito a Fabio Ginevra. Ti amo come la mia vita. Tantissimo auguro compagno mio Fabio. Occhio meglio. Occhio meglio tutto quanto. Oh, Rolex d'oro, dai. Oh sì. Ma oramai mischina Ginevra si è levata praticamente dal mercato per Fabio. Pazienza. Fabiuccio, gli auguriamo tutto il bene del mondo e speriamo che un anno di matrimonio lo festeggiamo ancora con Celine e due. Fondamentale, per questo in più, grandi auguri che io possa fare a Ginevra in questo momento. No, Mischino è bravissimo, un bravo cucciotto. E Fabio, basta, viva, basta, viva, viva. La mia famiglia, la mia fatina del cuore, e a Fabio, che anche lui fa parte del mio cuore. Ragazzi, giornata stupenda, fantastica, ancorché c'era la pioggia, non ce ne frega niente a nessuno. Bellissima, bellissima giornata, pranzo favoloso. Devo dire meraviglioso, complimenti agli sposi, un brindisi, auguroni, ciao!
ci siamo divertiti. Diciamo dopo un po' di giorni di brutto, di bel tempo, eravamo speranzosi di poterlo fare un po' pamagna qui fuori, però con le persone che abbiamo, che sono stupende, è riuscito lo stesso stupendo. Noi siamo festaioli, quindi siamo per organizzare sempre feste, questa è una formalità.